Beh, siamo molto felici di questo nuovo acquisto perché avevamo bisogno di sostituire un gran playmaker come Vincenzo Di Bartolo e ci sembrava doveroso anche per rappresentare la città come basket. E insieme a Giovanni Nicastro di Amen abbiamo pensato che era fondamentale riavere un grande giocatore in questo ruolo. E la scelta è caduta su Pipisca era dovuta proprio alla qualità del giocatore, un grande playmaker della serie A1 slovacca, che ha accettato immediatamente la nostra proposta e sembra ben felice, insomma, anche lui di venire da noi. Ringrazio Massimiliano Milli perché ha fatto un gran lavoro di ricerca e per noi è anche emozionante perché la prima volta abbiamo un grande giocatore di serie A che si affaccia, come dire, nella C-Gold italiana. Quindi diamogli il tempo di inoltrarsi dentro questo campionato, però siamo convinti che ci darà una grandissima mano. In effetti siamo molto soddisfatti di questo acquisto. Quando Mauro mi ha prospettato questa cosa, dovendo sostituire appunto Vincenzo, che era stato un ottimo giocatore l'anno scorso, che purtroppo non ha potuto finire il suo cammino, dovevamo rimpiazzare quel ruolo con una pedina importante. Massimiliano ha fatto un eccellente lavoro nella ricerca del giocatore, si sono visti i video e si è stabilito di prendere proprio Pipisca. Dal nostro punto di vista siamo contenti di questa avventura che prosegue con la SBA. Quando Mauro Castelli, il presidente, mi ha chiesto cosa ne pensassi dell'anno prossimo, visto che quello che è successo sia a livello economico, il lockdown che ci ha penalizzato fortemente dal punto di vista aziendale, ovviamente non ho avuto il minimo dubbio di restare tranquillo, proseguiamo, faremo gli sforzi necessari affinché il nostro progetto continui ad andare avanti. Quindi, non so, vogliamo chiedere una battuta? Now, Brian Isla, you are in front of the two bosses of the club of Arezzo, the president and the main sponsor. What do you want to say to them? Grazie per. Hold on one second, I translate step by step. Grazie per avermi scelto e per aver riposto la fiducia in me e per avermi portato ad Arezzo. Go ahead. Go. Non vedo l'ora di venire lì e di incominciare a giocare per la squadra di Arezzo. Sono veramente molto contento. Ok, Ok, thank you very much. grazie. O perché questa scelta di approdare ad un campionato aretino? Perché insomma hai scelto di venire qua in città? Why this choice to come to Arezzo? I wanted to be from Slovakia, so Italy was the best choice for me. I heard a lot about the club, the organization, coach, the management. And I'm happy that everything worked out for both sides, and I can't wait to be there. È un desiderio che aveva già da un po' di lasciare la Slovacchia per fare un'esperienza fuori, e l'Italia era in cima diciamo, ai suoi desideri. Poi c'è stato l'incontro tra noi come società e il suo procuratore, il suo agente. L'accordo è nato subito proprio per questa sua voglia di venire. Lui ovviamente ha detto che ha preso informazioni prima di accettare con noi e ritiene che Arezzo sia una società molto seria, organizzata e di alto livello e quindi ha accettato di buon grado anche velocemente. Ecco, se si può un po' raccontare quali sono le sue caratteristiche e cosa pensi di portare qua ad Arezzo? She wants to know which are your technical characteristics as a player and which are the most important things that you can give to the team. I'm a team player, so I can do everything like for the team, what the team needs from me to win the game. But the main strengths, my strengths are 3 points, and I like to play defense.
È un giocatore di squadra che si adegua ai sistemi, diciamo, di gioco, mette sempre la squadra prima rispetto alla sua individualità. Come punti di forza è un tiratore da tre punti, è uno che ha una buona mano dalla lunga distanza e gli piace anche difendere, quindi il suo contributo riteniamo sarà molto importante. Ecco. Ecco, lui è un giocatore di Serie A, come abbiamo ricordato prima, perché è una scelta in un campionato in una serie minore? You played in the first league of Slovakia, and now you are accepted to come in a lower division in Italy. Why this choice, according to you? I don't take it like it's a lower division. I take it like the opportunity for me to get better, to improve, and move. Better league maybe, or stay in Italy, I don't know. But like I said, I had good memories in Slovakia, I had bad memories in Slovakia, so I just wanted to live and get better and improve. Non è una questione, ok, thank you. Non è una questione di categoria, ma una questione di esperienze, di fare esperienze diverse, soprattutto di crescita. In Slovacchia gioca da tanti anni, lui voleva fare un'esperienza fuori, quindi ha anche accettato questa nuova esperienza. Per aggiungere, direi che la 1 slovacca come qualità e competitività non è ovviamente equiparabile alla nostra A1 italiana, è un livello, un periodo diverso, sicuramente superiore alla C-Gold, perché da loro giocano 5 import players che possono prendere come regolamento, quindi lui ha sempre giocato con 4-5 americani in squadra e anche contro, ovviamente, quindi il livello è buono, alto, ma non è la nostra A1. When you will come to Arezzo? You already decided? I hope soon. I'm ready right now, but we have to wait how the situation will be in Italy. Anytime they say I go, I go. Perfetto, ha detto non vede l'ora di arrivare, il prima possibile, dipende, come già gli abbiamo spiegato, da come evolverà la questione del virus, del Covid, e quando inizieranno i campionati. Lui è pronto a partire, appena noi lo chiamiamo, lui è pronto a venire. Ecco. Grazie. Thank you. Bye.